È stato inaugurato a Mondolfo il nuovo punto unico di accesso, dopo quello aperto di recente a Mondavio. Nell'occasione, il direttore dell'area vasta 1, Romeo Magnoni, ha fatto il punto sulla situazione dei vaccini e contagi nel territorio della provincia di Pesaro Urbino, dipingendo un quadro tutto sommato in miglioramento, pur con il dato dei contagi da tenere sotto controllo. Ma bisogna ancora spingere sulla vaccinazione, sentiamolo. Specialmente in un periodo nel quale, spero, abbiamo superato tutte le problematiche legate al Covid, riuscire a inaugurare, a fare qualcosa di più per i cittadini, per permettere al cittadino di trovare un punto in cui ci sia l'ascolto dei propri bisogni è di importanza fondamentale. Poi, ripeto, abbiamo passato un anno e mezzo veramente, veramente micidiale, gli operatori sono estremamente stressati, quindi riuscire, gli operatori, anche il direttore, quindi riuscire a superare quel problema grande, speriamo di averlo superato. Mi sembra che la pandemia sta andando abbastanza bene, ricoverati non ne abbiamo tanti, tamponi positivi un pochettino ce ne sono, speriamo che con il Green Pass e con lo stimolo che tutti voi dovete fare alla vaccinazione, perché ancora siamo andati, faccio un esempio, siamo andati a Montecopiolo, abbiamo fatto 70 persone, siamo andati l'altra ieri a Pesaro, abbiamo fatti 80, Pesaro è una città molto grande, quindi cerchiamo di stimolare il più possibile la gente a vaccinarsi. La seconda inaugurazione di un punto unico d'accesso è un presidio importante, perché è un presidio di integrazione sociosanitaria. Questo concetto di vicinanza territoriale alle famiglie, alle persone, rispetto a dei servizi che quindi vogliono in qualche modo ascoltare bisogni della popolazione, di quella più fragile, di quella che ha bisogni che non sa codificare da solo. Sì, una risposta importante dal punto di vista dei servizi sociali, andiamo a migliorare i servizi sociosanitari del nostro territorio, dando appunto un servizio alle singole persone, alle persone più fragili.